benvenuto Palmiro Masciarelli. Buonasera, buonasera Palmiro. A voi. Quanti giri d'Italia, diciamolo subito, 12. Ne hai fatti 12 come corridore, poi come dirigente sportivo tantissimi, quindi insomma esperienza a go-go. Grazie di essere intervenuto, grazie e bentornato a Maurizio Formichetti, buonasera. Buonasera, volevo un attimo avvertire il pubblico che il vero Palmiro è lui, non io, siccome ci scambiano spesso, ma il vero Palmiro è lui, io sono solo un amico sosia. Perfetto, grazie, grazie Maurizio, poi con te parleremo, tu sei uno, anche un dirigente della Nippo Vini Fantini, quindi parleremo di questa bella vittoria che ci voleva, no? In qualche modo per il vostro team. E poi benvenuto a Claudio Coccio, buonasera Claudio, buonasera, organizzatore della Michettiana, questa gran fondo che anche quest'anno avrà il doppio percorso, poi ce lo illustrerai nei dettagli, quarta edizione se non ricordo male. Certamente. Perfetto, e da quest'altra parte, grazie lui c'è sempre, noi lo ringraziamo, il nostro opinionista Gabriele De Bari. Buonasera, buonasera Gabriele. A voi. Allora Gabriele, vorrei cominciare proprio da te perché è una cosa clamorosa, non soltanto queste due vittorie consecutive, ma poi ci si è aggiunta oggi anche questa bella pagina scritta dalla Nippo Vini Fantini. Insomma, ti aspettavi questo Giro d'Italia che parla sempre di più abruzzese, anche con le tappe che ci sono state in poi. Un Giro d'Italia deludente e menomato della tappa più importante, è quella dicevo, che doveva essere, che decideva qualcosa di vero. I risultati degli abruzzesi sono state una delle poche cose positive che abbiamo visto. Due corridori abruzzesi che vincono una dopo l'altra, è una cosa straordinaria. Oggi, dopo un giro anche sottotono, la Nippo Fantina ha colto un successo che riqualifica la sua partecipazione. L'Abruzzo, diciamo che tra le note più belle e positive di questo giro, che non sta rispettando le premesse, disegnato male, e infatti i risultati si stanno verificando, perché a parte uno scatto di Nibali sul Mortirolo senza il Gavia, finora non c'è niente su cui appassionarsi. Ecco. Mortirolo su cui ha vinto il nostro Giulio Ciccone, insomma. Che il prossimo anno, correrà insieme a Nibali. Questa è una... Te lo posso dare per certo, Nibali cambierà squadra. Andrà a Trek Segafredo. Questa corre è una primizia in qualche modo. Quindi saranno compagni di squadra. Ma perché Nibali è rimasto impressionato da Ciccone. Nibali cambierà squadra e si troverà un corridore importante per le salite, quello che oggi fa un po' Pozzovivo, ma Ciccone lo farà molto meglio. Anche perché ha 24 anni. Se lo troverà come compagno e grande aiutante delle tappe dove servirà uno forte in montagna. Insomma, questa bella bomba di ciclomercato da parte di Gabriele De Bari. Grazie per il momento a Gabriele, vado da quest'altra parte. Palmiro, insomma, anche a te la stessa domanda. L'Abruzzo sta andando molto bene, è andato molto bene in questo Giro d'Italia. Due corridori abruzzesi che vincono due tappe, tra l'altro molto importanti, no? Tappa importantissima, Regina. Di Giulio, veramente, me l'aspettavo un po' perché aveva fatto alcuni test sul Passalanciano e comunque in salita ha dei dati che pochi hanno, quindi lui la cercava la vittoria ed era anche un pochino aspettata. Hanno cercato di mandare in fuga più volte lo stesso corridore Damiano, che è Cima, tant'è che con oggi ha collezionato circa 900 km di fuga. Sì. Questa vittoria ci voleva, ripaga i tanti sacrifici, ma soprattutto ripaga anche delle tante contestazioni, fra virgolette, che ci sono state all'esterno nei confronti di questa squadra. Io pure giovedì scorso ho detto che un po' di delusione ce l'avevo, perché pensavo che potesse avere un pochino più di chance con Lobato e Canola, però purtroppo le vicende pre-giro, con le tante cadute, con la situazione di Moreno Moser, questa vittoria oggi ripaga l'idea che nacque nel 2013 ad opera di Rocco Menna, che coinvolse me, ma anche l'opera di Stefano Giuliani, di Rosci, soprattutto di Valentino. Siamo partiti da quella famosa data, 2014 di rodaggio, 15 e 16 due partecipazioni al Giro, poi due anni di purgatorio e quest'anno siamo tornati di nuovo a partecipare alla Corsa Rosa. Ripeto, grande merito io lo do a Rocco Menna, perché è stato, diciamo, il personaggio che ha dato il là per la costruzione di questa squadra. A proposito di fughe, ricordiamo che anche la vittoria di Cataldo, una fuga per la vittoria, perché Cataldo
credo che abbia fatto nella tappa che ha vinto di Como 218 km di fuga insieme al suo compagno di fuga. Adesso non ricordo chi fosse. Era già andato in fuga 2 giorni prima, vincere lì, venne fermato per motivi di squadra con un errore clamoroso, perché poi non ha prodotto niente. Per fortuna ha avuto una seconda chance e si è rigiocata da grande... Con grande esperienza, con grande forza. E Cataldo è sempre stata una garanzia, no? Già dalle prime tappe qui con la Nippo, che ha praticamente messo in mostra tutti i ragazzi nelle fughe, come diceva Maurizio. Poi seguito intensamente, no? Sicuramente. Certo. Anzi, mi sono entusiasmato 2 giorni fa nel vedere Giulio. E poi invece quando è approdata in Abruzzo la Carovana Rosa? Una tappa anche spettacolare, infatti credo che sia stata una delle tappe anche tecnicamente, immagino, della prima parte superiore. Sicuramente. Sì. Il nostro Enrico Giancarli ha confezionato per voi e per noi una sorta di mosaico con un servizio in cui si sente proprio la voce di questi protagonisti abruzzesi. Sentiamo il servizio. Che grande gioia ha regalato all'Abruzzo, che ti sei regalato, Dario? Sì, veramente incredibile, perché comunque una tappa al Giro la sognavo da tantissimo tempo e oggi che non me lo aspettavo davvero. Hai coronato un sogno? Sicuramente. Che giornata è stata? Raccontacela un po'. Ma una giornata partita con il piede sbagliato, perché erano già 2 giorni che non mi sentivo bene e poi sono andato in fuga per un modo abbastanza inaspettato, mi sono ritrovato lì da solo con Mattia e era molto difficile che arrivasse solo con 2 corridori, con un percorso così, 220 km, 230 anzi, però poco a poco siamo riusciti a prendere un po' di vantaggio, siamo andati d'accordo, abbiamo gestito bene le salite e questo finale davvero non me lo aspettavo. Vittoria davvero importante per me, non me l'aspettavo sinceramente in questa tappa, però sapevo che volevo provarci. È una grande gioia e voglio godermi questo momento adesso. Come è andata nel final contro la INT? Sì, abbiamo fatto il Mortirolo davvero molto forte e lui saliva davvero fortissimo per i primi 6-7 km, mi ha fatto davvero passare dei brutti momenti, mi ha messo al limite, poi abbiamo trovato un accordo e però siamo arrivati giù nella valle dopo aver fatto la discesa insieme, tutto il Mortirolo insieme, e non voleva più collaborare, quindi un po' sono diventato un po' nervoso, però ecco, in gara capita anche questo, poi abbiamo risolto tutto. Prima Cataldo, poi Ciccone, l'Abruzzo che comanda. Ma è una grandissima emozione, quest'anno a 10 anni dal terremoto dell'Aquila penso che abbiamo fatto davvero tanto. Hai capito cosa hai combinato sul Mortirolo, Giulio? Sì, diciamo che era stata una giornata magica per me, a bottino pieno per i punti, per il GPM, per la vittoria di tappa, soprattutto nella tappa che volevo, che più desideravo, e penso sia stato più che un sogno e devo ancora un po' realizzare questo, però sono contento. Oggi è stata un'altra giornata dura, ho fatto tanta fatica oggi, ma adesso pian piano si smaltisce un po' questa sbornia di vittoria e poi si torna alla normalità. Hai vinto la tappa che dicevi da tanti mesi, ne parlavamo spesso, Giulio. Hai la maglia blu saldamente sulle spalle, è un giro perfetto per te? Sì, tutti gli obiettivi che mi ero prefissato praticamente stanno arrivando. L'obiettivo principale era quello di tornare alla vittoria e ci sono riuscito. Poi sta arrivando la maglia azzurra, che non è ancora sicuro, però non so, devo ancora fare i calcoli, magari domani già matematicamente può essere fattibile. E niente, dai, sono contento di questo giro, penso che non potevo chiedere di meglio. Ti chiedo l'ultima cosa, ti chiedo Giulio, stai ottenendo tantissimo, dedicato a chi? Dedicato a chi questo giro? Ma sicuramente un grande pensiero va sempre alla mia famiglia che davvero mi sopporta sia nei momenti belli che nei momenti brutti, anche gli amici, perché è brutto da dire, però sai, tante volte le cose non vanno per il meglio, sono più le volte che vanno male. E in quei momenti è importante avere tante persone vicine che ti sostengono e io ce le ho, e quindi quando le cose vanno bene come ieri, che è stata una giornata magica, voglio dedicarla a loro. Proprio l'ultima, Giulio, tu avevi detto tappa del Gavi e Mortirolo e l'hai centrata, adesso un obiettivo per il finale di stagione dove ti piacerebbe vincere? No, adesso finiamo questo giro. Poi sicuramente in programma rientrerò, credo quasi sicuramente, al campionato italiano, che è un altro mio sogno, indossare la maglia tricolore.
non so se è adattissimo a me il circuito, però può essere un altro obiettivo e poi vedremo qualche altra sorpresa che ci regalerà la squadra. Davvero cercate di mantenere la calma il più possibile e pensare agli ultimi 250 metri per poter dare tutto e riuscire a regalare una vittoria a tutta la Nippo Vinifai Zanè. Grazie a questi contributi, grazie a Enrico Giancarli. Allora, intanto la maglia azzurra credo che sia aritmeticamente vinta da Giulio Ciccone, sì. Credo, anche se ci sono questi due arrivi in salita. Non la possa perdere più. Nelle prossime due tappe, mancano tre tappe, due arrivi in salita e due tappe difficili. Abruzzese e poi la cronometro. Che dopo Taccone, dopo che ha vinto anche Rabottini, ora tocca a Ciccone, sono tre già che vincono il gran premio, diciamo il premio per il miglior scalatore del Giro d'Italia. L'Abruzzo terra di scalatori, in qualche modo. Quando questo signore a fianco a me si allenavano lui, Rabottini e Giuliani e basta. Perché il professionista era il professionista. E mi ricordo che un giorno stavo al suo negozio, al negozio che aveva precedentemente, mi disse: domani ti alleni con me. Io vi posso garantire che la notte non ho chiuso occhio perché avevo la gioia e la possibilità di allenarmi con Palmiro Masciarelli. Poi da lì è nata una grande amicizia, una stima reciproca. È come se un giocatore di calcio così amatoriale si allenasse con, non so, con, no, con Ronaldo, nel calcio è impossibile. Nel ciclismo è possibile. Però posso fare un appunto. Il giorno dopo la vittoria di Giulio, ho aperto la Gazzetta dello Sport, c'erano due pagine dedicate allo scattino di Nibali e una mezza pagina dedicata a Giulio Ciccone, la sua vittoria, la sua prestazione. Io mi chiedo sempre questo. Io ti posso dare una spiegazione. Perché se il giornale lo vendi se c'è Nibali, se c'è Ciccone, però magari fra 2, 3, 4 anni, se Ciccone diventerà. Però penso come Carapazzi, una cosa, che se si chiamasse Giulio Ciccone, penso che potrebbe avere. No, dipende dallo spessore del personaggio. No, però Nibali qua, Nibali là. Comunque. Ciccone, diciamo che è tra i 4-5 diciamo più votati di questo Giro d'Italia. Sì, ma nei prossimi anni, se lui continuerà, diventerà poi i giornali, personaggi. Sai, io ti do una spiegazione tecnica perché è così. Però per il pubblico. Ma allora ti faccio un esempio: tutto sport, nel giornale sportivo. Il Giro d'Italia c'ha un trafiletto in prima pagina che lo devi andare a cercare. Perché queste due tappe in salita, tutto da San vedere. Martino di Castrozza e poi soprattutto l'altra è più difficile, sicuramente è più impegnativa. Nibali poi c'è la cronometro. È stato penalizzato perché gli hanno tolto il Gavia, che era la tappa, la salita più importante in assoluto. Sì. E l'hanno sostituito con due saliti di terza categoria, che è una cosa vergognosa. Almeno metteteci il San Marco, 2000 metri, una salita importante, non so se l'ha fatta mai Palmiro, una salita dove cioè, ti devi veramente impegnare se vuoi arrivare. Gli hanno messo due colli di terza categoria e il Gavi è sparito così, senza una tappa alternativa importante. Ma questo giro chi lo vince, però, Gabriele? Carapazzo oramai? Non c'è possibilità di recupero? In salita non lo stacchi. Non lo stacchi, la tappa cronometro gli puoi dare questa tappa, mai dire mai. Però chiaro, sono state delle crisi. Dovrebbe prendere una crisi, altrimenti, come sta andando, dovrebbe vincere lui. Se va così, il giro è questo. Però, siccome la tappa è veramente dura, al di là della salita, quella di sabato, soprattutto di sabato, no? Sì, ci sono quattro scalate e la tappa è lunga. Quindi. Una crisi ci può stare. Nibali là, io se fossi in Nibali rischierei anche il secondo e il terzo posto, però ho la vola spacca, perché tanto. Poi c'è quella bella discesa dove Nibali potrebbe interpretarsi. Ma non è una discesa, impegnativa, è una discesa dove devi pedalare. Bisogna vedere pure la squadra di Nibali, non ha vinto neanche una tappa, e vuol buttare all'aria la possibilità di piazzarsi sul podio? Sarebbe un Giro d'Italia deludente al massimo. E che mantieni secondo posto? Ma se vuol vingere deve provare a fare subito. Non mi sembra da Nibali. Non a mandare via una fughetta con dentro il suo corridore. Fare subito. Quindi Nibali ci ha abituato a colpi fenomenali. I favoriti iniziali. Quando ha vinto l'ultimo giro, Chassard in Dumoulin. Anche questo è stato un po'. Dumoulin? Diciamo la caduta di Dumoulin. No?
No, prima loro. Della partenza già sì. È venuto meno Bernag, poteva sì. Essere uno dei favoriti. È rimasto solo Nibali, degli iniziali, no? Dei favoriti iniziali. Beh, no, già Roglic era favorito. Era favorito, diciamo. Anche Roglic. Però già adesso è fuori un sì. Po' dai giochi. Beh, fuori, sai. Secondo lo può ancora fare. Roglic ha un cronometro a favore suo. Anche se è un po' breve. Però 2 secondi a chilometro gli può prendere. E poi se, domani è una tappa in cui Roglic potrebbe fare qualcosa. Potrebbe fare, insomma. Diciamo anche che... Nibali ci ha abituato, insomma, sì, a, dei colpi coda, straordinari. Quindi è tutto da vedere. Non sono così certo che... No, Carapaz... certo no, però la Maglia Rosa è la squadra più forte in assoluto. È forte lui in salita, il compagno è l'altro più forte in salita. Quindi certamente deve succedere qualcosa di... Amador, sì. Carrettiro, Landa, lui. Certo. Le altre squadre non si mettono davanti, si fa come faceva una volta Sky, no? Si mettono davanti, ha un'andatura difficilmente superabile e non ti fanno scattare, ammesso che ne abbia qualcuno forza. Chiudono la corsa. Facciamo così, io adesso manderei un altro contributo che riguarda in qualche modo anche i nostri due alfieri abruzzesi, soprattutto Giulio Ciccone, ma anche Dario Cataldo, perché Massimo Profeta ha intervistato Francesco Raspa, che è stato massaggiatore, probabilmente Palmiro questo nome ti dice qualche cosa, massaggiatore di Giulio Ciccone per tutta la sua, diciamo così, tra virgolette, carriera giovanile. Lui tra l'altro ha fatto anche, è stato massaggiatore anche di altri corridori abruzzesi come Di Luca, Spezialetti, lo stesso Cataldo. Insomma, siamo riusciti a scovare questa persona e ci ha rilasciato questa intervista, o meglio Massimo Profeta lo ha intervistato. Sentiamo. Francesco Raspa è un osteopata che conosce da tantissimo tempo, da tantissimi anni, Giulio Ciccone, anzi l'hai visto crescere. Raccontiamo un po' la storia tua con Giulio. Niente, sono sempre stato anch'io nel mondo del ciclismo, sono stato osteopata, massaggiatore, un po' in campo professionistico, quindi ho avuto veramente tanti campioni tra le mani e uno di questi in realtà da giovanissimo era proprio Giulio. Giulio veniva quasi tutte le settimane da me a trattarsi, quindi come ogni ciclista, ogni buon ciclista, rimettono un po' a posto le gambe nei propri allenamenti e quindi niente, l'ho conosciuto molto, molto bene quando era molto ragazzo, quindi sui 14, 15, 16 anni, 17 anni, quindi in quell'età là ci frequentavamo bene. Poi lui è partito, è andato via perché è stato sempre una promessa da giovane. Ecco, tra l'altro Francesco Raspa, voglio ricordare, 15 anni fa il primo Giro d'Italia. 2004, sì, esattamente. Quindi fa, avevo 24 anni, quindi giovanissimo, sei tuttora giovane, infatti te ne davo di meno di 39. Grazie. Vabbè, qualche capello bianco è uscito, però grazie. Beh, è stata una grande esperienza il Giro d'Italia per quanto ti riguarda. Allora, io in realtà ho provato a fare l'atleta, quindi anch'io ho iniziato da ciclista. Il mio obiettivo era fare il Giro d'Italia, quindi non sono riuscito da atleta, però a un certo punto sono arrivato comunque, quindi ho studiato. Poi nel frattempo, certo. In realtà il mio primo Giro d'Italia da professionista come massaggiatore è stato nel 2004. Sì, poi ne ho fatti anche altri, poi ho fatto un po' tutte le gare in giro per l'Italia, l'Europa e nel mondo, quindi per me è stato veramente bellissimo, perché da atleta vedi, vuoi stare lì, stai in mezzo ai campioni, quindi poi in realtà sono gli stessi campioni che tu hai lì tra le mani. E questo era appunto Francesco Raspa, l'osteopata, il massaggiatore di Ciccone, soprattutto quando correva nelle giovanili, ma poi è stato massaggiatore anche di altri corridori abruzzesi come Cataldo, lo stesso Di Luca, Alessandro Spezialetti. Ci ha raccontato un po' uno spaccato diverso appunto di questi corridori. Gabriele, allora abbiamo detto un po' di tutto, abbiamo la telefonata? Allora abbiamo al telefono uno dei direttori sportivi della Nippo Vinifantini Faizanè, Mario Manzoni. Buonasera Mario. Buonasera. Grazie di aver accettato il nostro invito, insomma ancora tanta gioia per questa bella vittoria di Damiano Cima. Ma diciamo sì, siamo felicissimi, è stata un po' cercata, ma è stata anche sorprendente, perché poi pensavamo che poi comunque la fuga venisse ripresa. E un po' nel pensiero della mattina, quando abbiamo fatto la riunione, era un po' nella tattica della squadra andare in fuga con Damiano e provare a fare lavorato con Lobato. Avevamo queste due carte e diciamo che anche con un po' di fortuna, però
che ci ha premiato, però è andato tutto bene, quindi siamo felicissimi. Dici bene, Mario, perché l'uomo delle fughe, il vostro Damiano Cima, stava proprio per essere raggiunto dai velocisti. C'è stato anche il gesto di stizza di Ackermann, perché magari con qualche metro in più probabilmente l'avrebbe anche passato, però meritava sicuramente lui personalmente come corridore che si è messo in mostra in questo Giro d'Italia, ma voi come squadra sicuramente questo acuto, questa bella vittoria, no? Questa soddisfazione un po' che vi ha ripagato anche di una prima parte, insomma, di un Giro d'Italia tutto sommato che rischiava di essere troppo anonimo per voi. Anonimo non direi, perché rischiava. Noi, ma neanche rischiava, perché abbiamo avuto un avvicinamento al Giro d'Italia molto tribolato, con incidenti. Sì, questo è vero. E quindi a 10 giorni dal giro facevamo fatica a contare i corridori. Poi non abbiamo potuto schierare i nostri migliori atleti in salita. In salita, quindi abbiamo cercato di fare una squadra veloce e abbiamo cercato di fare il nostro meglio nelle volate e abbiamo cercato di onorare la corsa con le fughe, con Damiano, con Atsuyama e anche con Santa Romita. E quindi, come da un punto di vista dell'anonimato per quanto riguarda i risultati, posso essere d'accordo, per il resto no. Ma vi assicuro che fare risultati con le squadre World Tour è difficilissimo. È difficile, certo. E quindi bisogna dare merito a questi ragazzi che hanno tenuto duro, perché anche questa settimana di salite non è stato semplice per loro e oggi era la nostra forse ultima possibilità per fare risultato. Ma non è col senno di poi, ma tutti ci credevamo in un grande risultato, poi perché comunque eravamo anche un po' a credito con tante cose e quindi siamo felici anche per questo. Ecco Manzoni, qui in studio c'è un ospite tra gli altri che conosci benissimo, Maurizio Formichetti, che credo ti voglia salutare o non so, vuole farti una domanda. Maurizio. Prego. No, niente, io a Mario sono super contento per lui, perché ti posso garantire e posso garantire anche ai telespettatori che ha sofferto molto questo inizio di stagione abbastanza complicato della squadra. Oggi questa vittoria lo ripaga di tutto, perché una vittoria al Giro d'Italia vale tanto quanto una vittoria, se non di più, di qualche altra gara principale. Com'è l'atmosfera stasera in albergo? Ma guarda, non siamo ancora a cena, quindi non ho ancora visto, sì, ho visto i ragazzi in camera, però da Maurizio innanzitutto, scusami. Adesso mi accingo a fare un po' di compagnia e a fare un brindisi. Cosa dire? È stato un inizio di stagione tribolato, però non siamo abituati a piangerci addosso, noi siamo gente che si è abituata a lavorare, a far sì che le cose poi si raddrizzino. Quindi in questo Giro d'Italia, comunque sia, tanti atleti si sono ammalati e che è inutile stare qui a dire nomi e cognomi, però davvero è stato non facile. E anche l'avvicinamento al Giro, come ho detto prima, ma anche inizio stagione abbiamo avuto diverse difficoltà, però comunque sia, a testa bassa, sempre con la caparbietà, con la voglia, e oggi siamo stati premiati in parte secondo me perché ce lo meritavamo, ma bisogna dare anche merito agli altri due compagni di fuga, di cima, che quando si arriva così vicino alla vittoria poi è una questione di attimi e ne vince uno solo, e questa volta quest'oggi è toccato a noi. Grazie, grazie di cuore a Mario Manzoni, direttore sportivo della Nippo Vini Fantini Faisanè, e complimenti ancora da estendere a tutto il team e a tutto lo staff. Grazie. Sarà fatto. Buonasera a tutti. Ciao Maurizio, buonasera. Ciao. Grazie. Allora, insomma, una bella soddisfazione. Generato il successo, sì. Il modo assurdo di correre di De Mar, che neanche a 10 km dal traguardo, lui che voleva vincere questa tappa, voleva vincere la maglia Ciclamino, ha messo uno o due uomini a tirare il gruppo. Cioè, infatti la maglia Ciclamino è stata passata sulle spalle di Ackermann. È incomprensibile. Cioè, hanno tirato soltanto i compagni di Ackermann. Tu che sei il rivale principale, maglia Ciclamino, puoi mettere due uomini a tirare davanti. Bastava che uno tirasse un po' di più. Insomma, sotto questo aspetto di strategia e di tattica è stato un giro particolare. Sono arrivate 8 fughe, un giro veramente.
Allora, io adesso però vado da Claudio Coccia, perché insomma, Giro d'Italia sicuramente l'hai seguito, ti piace, perché insomma ci sono state anche queste, c'è stata questa doppia vittoria abruzzese e poi anche la vittoria oggi di Damiano Cima della Vinifantini, però insomma tu sei qui anche per darci ulteriori informazioni su questa quarta edizione della Michettiana, che scatterà domenica 9 giugno da Francavilla al Mare, sempre da lì. Poi attraverserete tanti comuni. Allora. È una manifestazione giovane che è nata nel 2016 con un percorso unico nel 2016. E adesso ne sono due. Adesso ne sono due. Anche dall'anno scorso? Sì, sì, già dallo scorso, anzi lo scorso anno purtroppo per questioni meteorologiche siamo stati costretti a annullare il percorso lungo. Questa è una delle partenze vostre. Quest'anno è l'edizione delle novità, Sirena, sì. È l'edizione delle novità perché abbiamo cambiato data e quindi la prima novità è data dalla data. Sì, non quando più lo marzo, facevate? Non più marzo, passati. L'ultima di marzo invece adesso l'abbiamo spostata a giugno. Chiaramente ci siamo posizionati in un calendario molto più affollato, però abbiamo garanzie di poter effettuare la manifestazione. Tranne quest'anno che tempo no, domenica, tempo. A tempo bello. No, vabbè. Allora, da giugno voi ci auguriamo insomma che ci sia un'inversione di tendenza. Dicevamo, Claudio, due percorsi quest'anno, il corto di 88 chilometri e il lungo inizia a essere una vera e propria una tappa del Giro d'Italia, perché 145, insomma iniziamo a essere 145 chilometri, mezza tappa del Giro d'Italia, tappa no, media, sono state tappe anche così, anche così anche con circa 3.000 metri di dislivello. Ed è una 3.000 metri di dislivello, 3.100 per la precisione, e unisce il mare alla montagna. È una manifestazione infatti che parte dalla riva del mare, perché quest'anno abbiamo cambiato anche location, quindi nella parte sud di Francavilla, quindi sul lungomare, e quindi percorre un po' tutte le nostre colline abruzzesi e va, a salire a Passo Lanciano da Letto Manoppello, che è una delle salite mitiche, pesante, insomma, no? Non solo abruzzesi, ma anche a livello nazionale. Quanti comuni nel lungo verranno attraversati? 18 comuni. 18 comuni? Sì, 18 comuni. Bella. E inizia a essere, insomma, quest'anno una vera e propria gran fondo, come si dice, no? Perché finora anche i percorsi, visto il periodo in cui si effettuava, non potevano essere così impegnativi, perché Passo Lanciano chiaramente a marzo, soprattutto per un amatore, non è assolutamente proponibile. Senti Claudio, chiaramente già cominciano ad arrivare le iscrizioni, però sì, c'è ancora tempo fino al giorno stesso della gara? Certo, certamente, adesso ci posizioniamo in una data di calendario molto affollata, chiaramente, quindi certamente è una piccola sfida anche per non, voi bravo, non ripartiamo con un progetto, con un piano 2 come l'ho chiamato io, perché i primi anni sono stati un po' di esperienza, no? I primi 2-3 anni, adesso invece partiamo magari già con qualche base un po' solida e cerchiamo di offrire dei servizi, perché sapete benissimo che queste manifestazioni coinvolgono tanti appassionati, smuovono magari anche famiglie, coinvolgono il territorio e quindi è un mezzo per far conoscere anche il territorio, l'Abruzzo, e quest'anno magari siamo anche fortunati, visto le gesta dei nostri atleti che insomma spingono sicuramente il mondo amatoriale della nostra regione, certamente. Quindi mare e montagna, Michettiana, quarta edizione. Maurizio, tu l'hai fatta mai questa gran foto? Non l'ho mai fatta perché a marzo non amavo. Non è in condizione a marzo. non sono in condizione. È che per scelta mia, per esempio, anche quando Palmiro ha organizzato la sua gara, che si faceva sempre a marzo, non ho mai partecipato. A parte il fatto che negli ultimi anni non è che abbia fatto chissà che cosa, mi piace più andare alla ricerca dell'impossibile che dedicarmi proprio a una gara che poi è una gara. Vado alla ricerca in giro per l'Europa di gare un po' che mi danno gusto e soddisfazione, senza quell'agonismo esasperato. E invece, Palmiro, hai fatto mai questa corsa? Su 4 anni l'ho fatto 3, uno perché ero malato, l'ho saltato. Quindi, sì, ma d'altronde... Però io non la penso come Maurizio, perché per me la Gran Fondo è andare in bicicletta, in sicurezza, insieme agli altri, tranquillo, cioè non è che devo andare a vincere, sono quei 4, 10, 15
elementi che vanno forte e vincono, ma io vado in bicicletta, sono al mio gruppetto, mi diverto, ho la strada chiusa, ho l'assistenza. Bravo. Quindi è un pedalare in compagnia ed è il bello della bicicletta, perché il corridore l'ho fatto quando ero giovane, adesso mi piace pedalare anche domenica, pioveva, sono andato a passare lanciando con l'acqua. Dice, ma tu sei matto, ma la bicicletta si cosa? Si va in bicicletta a 40 gradi, quando piove, quando si sono le salite, ci sono le discese, devo, un attimo, la bicicletta è questa, quella che ha fatto il Mortirolo. Quindi all'affermazione di Palmiro, è vero quello che lui dice, che andare a fare una gara come la Michettiana e la fai insieme, però è sempre quello spirito diverso che farsi una passeggiata in bicicletta. Se io e lui e Claudio usciamo per andare a Passo Lanciano, certamente non andiamo alle stesse condizioni di impegno se la dovessimo fare in gara, che questo è il senso di... Siccome non ho più quella voglia matta di... A parte il fatto che non vado in bicicletta dal 21 dicembre quando mi sono fatto male. Però vedo, per esempio adesso girando, che si crea sempre più invece metodo di partecipare con uno spirito proprio aggregativo. Certo che c'è una fascia di partecipanti che vanno, che fanno la gara, questo ovviamente. Questo è il limite e la forza delle gran fondi. Il limite perché, come dice... Palmiro dovrebbe essere una passeggiata, invece tanti vanno per fare risultati. Che pure 500, 600 fanno per fare la gara. Sì, sì. E allora c'è una sfida. Purtroppo la bici, sapete meglio di me voi che siete delle vere istituzioni, no? Ma secondo me la bicicletta è una sfida contro se stessi. Io vado a fare la Gran Fondo, non è che mi vado a misurare con quelli che vanno forte, mi misuro con me stesso, mi piace fare la salita in una certa maniera. Per esempio, neanche lo potrei fare più in lungo, perché l'età per regolamento. Però io se dovessi andarci vado a fare il lungo, perché non mi interessa niente, lo faccio anche forte, ma con il mio forte. Non è che mi devo andare a misurare con quelli per la soddisfazione, fare il giro, ma perché mi piace la bicicletta. Amatori che si allenano più dei professionisti. Alle 9 corri vanno amatori che si allenano più dei professionisti. Cioè, è qualcosa di esasperato qui. Come no? Ma in tutti gli sport, il triathlon, io ho fatto un po' di triathlon qualche anno fa, non ho mai nuotato, quindi sono andato in piscina a prendere qualche lezione perché comunque devo fare 1900 metri di nuoto. Degli amici si allenavano, li vedevo allenare, e allora la mattina alle 6, ma ripetute, con i cardio avanti, indietro, poi a mezzogiorno la bicicletta, la sera la corsa a piedi. Quasi. Ho detto, ragazzi, ma io quando dovevo fare il Giro d'Italia, mica mi allenavo come voi, datemi a calmare, siete amatori. Perché quando facevi il professionista ti allenavi come Dio comanda. Ma questi qua così esasperati, ma stai scherzando. Comunque sono dei percorsi straordinari, quelli che noi abbiamo, che per noi magari è scontato perché giustamente sono le nostre strade e quindi li conosciamo. Però molti che arrivano che, anche per farsi la passeggiata scoprono un mondo e ahimè purtroppo girando l'Italia vedo vado a constatare molte volte che addirittura già da sulla Romagna l'Abruzzo la conoscono in pochi o lo conoscono magari sulla cartina ma realmente pochi lo conoscono. Tu adesso, quindi, se seguissi un po' le mie gesta... di parola, io vado dicendo questo dal 2006, molti mi ha scoperto l'acqua calda nel 2019. Certamente Maurizio, però allora per esempio queste sono occasioni per cercare di diffondere ancora di più magari un messaggio sul nostro territorio, dirti, perché la manifestazione sportiva, scusami Maurizio se ti interrompo, la manifestazione sportiva è intesa più come, nel settore amatoriale indubbiamente, più come una conoscenza dei posti, dei luoghi, di partecipazione sicuramente, entra in ballo il territorio, è fondamentale. Io su questo fatto sono d'accordo con te, però devi sapere una cosa, che l'ultima tappa Vasto L'Aquila, che io mi sono permesso così di organizzare insieme alla RCS, anche dall'ambiente stesso, sono stato accusato a che cosa serve il Giro d'Italia. Allora il problema è questo, il Giro d'Italia serve per promuovere il territorio, poi che abbia un costo, non abbia un costo, ma soprattutto aiuta anche certe strade che sono malmesse ad essere messe in sicurezza. Maurizio, dire io sono d'accordo, anzi tu molte volte magari
prendi a cuore i commenti che fanno, no? No, io credo che tu... perché sono dei commenti che senza senso, allora bravo, dovrei passarci sopra, siccome non ci riesco allora rispondo a te. Vabbè, Maurizio se la prende perché sa pure l'impegno che ci mette e la difficoltà, ma che la sua incontra, azione è fondamentale, quindi, cioè esatto, come non riconoscere magari dire, chi invece sta comodamente uno che seduto, sta in prima linea, non sa le cose in prima parla. Linea per organizzare, ma per questo, fare, per promuovere, cioè, un territorio, cioè, guarda, certamente, capito? Io ho sempre detto, qua ci sta la persona che mi ha praticamente dato il là, perché io non sapevo niente né di organizzazione e né di impegni. Lui un giorno mi chiamò, io l'ho letto con un femore rotto, e mi dice: guarda, c'è un problema, mi devi aiutare perché porto la tappa sul blockhouse. E io gli dissi: Palmi, ma che mano ti devo dare? Sto a letto con un femore rotto. Vabbè, vedo che posto. Da lì è partita la situazione organizzativa. Poi qualcuno forse si è reso conto che non sono così cretino come qualcuno qua in Abruzzo mi ritiene e mi affida ogni volta l'incarico di portare avanti. Maurizio, tu sai meglio di tutti noi che soltanto chi fa può sbagliare, chi non fa nulla non sbaglia mai. No. Siccome specialmente in questa tornata sono stato più volte catechizzato negativamente. No, vabbè, ma queste sono polemiche esterne. Sono polemiche che non portano nulla. Palmiro, allora, insomma, questo Giro d'Italia a te comunque complessivamente ti è piaciuto, come è stato anche disegnato e interpretato? Oppure ma a me, guarda, cioè, l'hai trovato un po' troppo? Cioè, la maggior parte delle persone dicono un giro deludente. Io mi sono divertito, a me è piaciuto, anche perché le prime tappe erano tutte queste piatte, fughe. Però non è vero, perché c'erano le fughe, magari qualche squadra ha sbagliato un po' la tattica, però il freddo. Poi al di là il percorso lo fa sempre la gara, lo fa sempre l'atleta. Sempre il corriere. È vero che erano tappe non dure, però l'hanno corso in maniera impressionante. La tappa che è partita da Vassa, hanno fatto i primi 45 km a 54 di media. Io che conosco le strade, hanno fatto Ortona, Tollo, Filetto. No, Filetto, come si chiama? Aielli, che ascende giù da Tollo, Emiliani. Cioè, è una cosa impressionante. Uno spettacolo proprio. E dopo è uscita la fuga, dopo qua a Chieti, però diciamo che c'è stato le prime due ore di corsa, è stato qualcosa di spettacolare. Quando tu correvi, da quando correvi tu a oggi, non si è mai ricordato un giro che per 13 tappe non c'è stata una salita, per me. Non c'è stata una salita. Un anno fa abbiamo avuto 3 arrivi in salita. Etna, Montevergine, Gran Sasso in 11 tappe, 9 tappe, 10 tappe. Questi anni sono spariti. L'anno che ha vinto il Giro d'Italia Saronni, partivamo da Firenze e siamo arrivati fino a San Marino, che salite non abbiamo fatto. Però la gente, però era piena di gente perché c'eravamo Sera e Saronni, facevamo la corsa, ma c'era un pubblico pazzesco. Comunque i dualismi che aiutano sempre, no, al di là dei percorsi, sono sempre i corridori che fanno... Però a uno scalatore come Nibali, se tu non gli metti una salita, dove ti può attaccare Nibali? In pianura, non ti può attaccare in pianura. In pianura va una fuga. Ma Nibali è uno che è un duro... Nibali, per dire un altro che deve vincere il Giro d'Italia, dove ti attacca? Nibali non è uno scalatore, è un corridore generoso, forte, deve attaccare lui ad intregare, attaccando in discesa, in salita, in pianura. Ha vinto un Giro di Francia, al di là di quello che è successo agli altri, delle cadute, però si è guadagnata la maglia gialla alla Roubaix, diciamo, alla Parigi-Roubaix, quindi che prima chi faceva il giro non faceva il tour. Negli ultimi tempi 2, 3, 4 corridori importanti, Dumoulin, Roglic, Nibali, hanno detto: noi vogliamo fare il giro e tour, ma per fare il giro e tour competitivi non puoi fare un giro massacrante da vincere e poi andare al tour, perché non recuperi bene. Se fai un Giro d'Italia a metà, come è stato questo, fino alla 13ª tappa è stato un trasferimento di tutte fughe. Secondo me non è stato un trasferimento. Insomma, non è stato un Giro d'Italia. I corridori stressanti, tutti quanti, non devi pensare alla maglia, niente. Scusa, ma non è così, perché i corridori, le prime 12-13 tappe quest'anno si sono fatti puntini, perché sono andati sempre a tutta, maltempo, velocità. E quindi... Grandi media. Hanno speso di più. Ma i capitani hanno passeggiato dietro ai gregari, Palmi. Non hanno passeggiato perché sono state sempre medie alte, quindi il maltempo, quindi hanno sofferto anche loro.
Senti, Gabriele, ma meno di altro. Robby, se è arrivato adesso sta Lumicino, secondo me, è perché comunque c'è stato un giro sempre a tutta. Non hanno fatto una tappa di trasferimento. No, ma paga pure che una settimana prima infatti il Romandia l'ha vinto. Sì. Questa è un'altra. No, ha vinto tre di gare, però tutti due a settimana. Ma le corse di tre settimane sono un'altra cosa rispetto a. Però l'anno scorso al Tour è andato forte. Quarto e vinse la tappa che arrivava, che scalarono il Tourmalet, l'Aubisque e tutto quanto. Mi sta piacendo tantissimo questa trasmissione perché state parlando di cose diverse. L'unico appunto che c'è da fare è che i direttori sportivi hanno sbagliato diverse tattiche, punto. Però altrimenti i corridori non si può dire che hanno fatto delle tappe di trasferimento. Tu ai corridori hanno fatto delle tappe durissime. Io per recitare devo avere il teatro. Non c'è stato il teatro, perché da un anno fa tre arrivi in salita in 10 giorni, spariti tutti gli arrivi in salita. Ma si sono messi un po' d'accordo gli organizzatori di tour e di Giro d'Italia. I Dumoulin dicono vengo al giro per vincere, se il giro non è che mi abbassi come un anno fa. Poi devo fare l'altra stessa cosa, tu devi necessariamente creare un giro che non faccia stare tutti sotto stress, tutti i leader per 21 giorni, ma che gli conceda un arrivo alle montagne un po' più soft. Come state in questo? Senti, Gabriele, ti è mai capitato di raccontare una tappa vinta al Giro d'Italia di Palmiro? A Potenza. Che tappa è stata questa di Potenza? Lui quando vinceva non è che poteva vincere in volata, doveva crearsi il modo per poter vincere, uno che andava forte sempre. E mi dispiacque quando non vinse la tappa di Pescara, dove arrivò quarto e vinse Contini. Io lì ci avrei scommesso di averlo visto primo, e invece non so cosa gli è capitato. Allora chiediamo di che stava la coppa, è stata del corridore o di qualcun altro? Potrebbe essere che abbiamo fatto vero? Sì, come corridore oggi, no? Oggi sarebbe un capitano. Lui ha fatto le fortune di Moser in tante situazioni. Sì. Quanti anni con Moser? Dieci anni con Moser. Dieci anni fa. Sì, là ci fu una fuga. Quando siamo passati per Roccaraso, io mi ero sfilato ad aspettare Moser. Come siamo rientrati, iniziava la forchetta, c'era lo strappettino, si scendeva. E c'era già in fuga Contini, che poi ha vinto. Che poi ha vinto. Allora ho detto a Francesco, guarda che io... Belta quel giorno in fuga? Continui, groppo, Belta e la maglia bianca, groppo, sì. E come cosa caratteristiche hai detto? Mica poteva... Allora, cosa hai detto Palmiro? Ho detto a Francesco, guarda che io adesso attacco, vado lui? A Chieti e maglia rossa, Contini. Continui. Seguiamo il racconto di Palmiro. Sì. Palmiro, cosa hai detto a Moser? Ho detto che avrei attaccato in discesa, andava a prendere Contini che l'avrei preso facilmente, avevano 45 secondi, si doveva arrivare fino giù al lago di Bomba, quindi conoscevo bene le mie tasche, sì. Poi andavo forte. Ma Scioli andava forte. Moser andò a parlare con i noi, dice tranquillo, tu li... e dice tiriamo tutti il giorno noi, quindi non va nessuna parte. Okay, e poi invece fecero prendere 4-5 minuti al gruppetto, irraggiungibile. Poi quando saremo qui a Chieti, lui era maglia rosa, mi è passato un attimo, ha dato un'accelerata alla curva del vento. No, prima sono passato avanti al traguardo Fiat, poi la curva del vento, poi siamo arrivati a Pescara, c'è stato anche un po' di... hanno litigato la Renault con... a Bianchi con Donatello. Dino. Fu attaccato davanti al vecchio ristorante di Gabriele Rosezzone, si diceva. Sì, che era suocero di mio fratello. E ho attaccato là, ha fatto le curve a tutte del ponte e c'era Magrini che mi stava dietro vicino, però non è riuscito a prendermi. Allora, quarto io e quinto lui. Abbiamo ricordato prima la vittoria di Potenza, poi questa mancata vittoria di Pescara. L'altro tuo successo nella Corsa Rosa? In Toscana? Bibbiena, sì. A Bibbiena. Anche lì abbiamo fatto la salita, Monte Amiata. Insomma, poi vabbè, per non parlare di quanti mondiali, ricordiamolo, quanti mondiali hai fatto? Di mondiali ne ho fatti 7 più uno dei dilettanti. Insomma, 8 mondiali. Lui era uno che andava, si difendeva in salita, andava fortissimo in pianura, ma si difendeva in salita perché per stare con Francesco Moser, essere uomo, il suo uomo, il braccio destro, doveva essere forte. Più fidato. Era un corridore solido, ma solido sul serio.
Oggi guadagnerebbe un sacco di soldi. Ma li guadagna lo stesso, credo, la sua attività. È dura oggi, corridori, oggi vengono pagati molto meglio rispetto a beh, certo, oggi, sicuramente. Corridori come Diego Rosa, che ha fatto un secondo in Lombardia e poi è sparito, guadagna 500.000 euro. A proposito di maglia rosa, oggi si è ritirato colui che è stato 6 giorni Conti. Maglia rosa, Conti, lo diciamo a beneficio non così, è partito stamattina perché sì, per problemi fisici. Romano, ieri è andato bene, poi ha avuto delle difficoltà nel finale. Allora, l'ultimo minuto lo voglio concedere grazie agli ospiti di questa sera, grazie a Roberto Cherchi, il nostro operatore di studio, e in regia Danilo Cinquino. Naturalmente ringrazio anche i colleghi di redazione, Enrico Giancarli e Massimo Profeta, per i preziosi contributi. Allora, Claudio Coccia, allora, l'ultimo invito facciamo per l'amichettiana. Tutti gli appassionati domenica 9 giugno a Francavilla, sì, perché abbiamo messo in orario di partenza della prima. Abbiamo due sì, orari. Il percorso lungo parte alle 7.30 e quello corto alle 8.30. Bella levataccia. Eh sì, perché devono fare un bel percorso, insomma, sono quasi 150 km, quindi insomma. Nella massima sicurezza, visto che abbiamo pianificato un presidio sul percorso quasi degno di un Giro d'Italia, di una tappa del Giro d'Italia. E tra l'altro perché saranno abbiamo anche parecchie strade già utilizzate dai girini, certo, quando hanno fatto sfruttato la tappa Vasto. Eh sì, abbiamo sfruttato la prima parte, esatto, le strade disegnate qui. L'asfalto bello. Da Maurizio. Purtroppo l'interno, per fare 150 km è impossibile trovarle, certo, tutte perfette, però diciamo che la maggior parte sono di buona qualità. Perfetto, grazie di nuovo a Claudio Coccia e agli ospiti di questa sera, Palmiro Masciarelli, Maurizio Formichetti e Gabriele De Bari. Rimanete lì perché tra poco alle 22.15 si tornerà a parlare in diretta, questa volta di calcio, con la trasmissione a tutto campo di Pierluigi Vasile, che avrà un ospite d'eccezione, tra gli altri tutti importanti, il neosindaco di Pescara Carlo Masci. A risentirci e buona serata a tutti.